Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato di voler mettere a disposizione del Fondo contro i disturbi alimentari risorse pari a 10 milioni di euro per il 2024. Con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tarifario, il 1 aprile sarà garantita la piena erogazione di queste prestazioni. Secondo Schillaci, le misure per contrastare le problematiche relative ai disturbi del comportamento alimentare devono continuare a ricevere molta attenzione da parte del suo ministero per la particolare diffusione di questa patologia nel nostro paese, soprattutto tra i giovani.